Il Consiglio dei Ministri ha svolto oggi due discussioni. La prima discussione ha portato all'approvazione del disegno di legge costituzionale di abolizione delle province. Abrogando il termine province dalla Costituzione, da tutti gli articoli della Costituzione che menzionano la parola province, questa cosa possa consentire oggi, ovviamente sperando che il Parlamento lo approvi nel più rapido tempo possibile, di andare al superamento vero, senza che il mantenimento della norma costituzionale del termine provincia in Costituzione renda vano qualunque altro tipo di intervento, come purtroppo è accaduto fino adesso. Finché il concetto e la parola provincia rimane in Costituzione, qualunque intervento finisce per essere un intervento che finisce in un vicolo cieco, perché le province sono in Costituzione. Quindi abbiamo ritenuto che fosse necessario fermarsi, ripartire da capo e ripartire soprattutto nell'ordine giusto. L'ordine giusto vuol dire l'abolizione della parola province dalla Costituzione. Ecco, a proposito di riforme costituzionali, oggi c'è stata l'informativa sulla consultazione pubblica che, come voi, alcuni di voi ricorderanno, è stata annunziata a Spineto. La consultazione pubblica è uno strumento di partecipazione regolata attraverso la rete e il governo si è munito di un sito che oggi ospita questa consultazione, ma che è a disposizione di tutti i ministri anche per altre iniziative. Ieri c'è stato anche su questo tema una grande discussione attorno a indicazioni che sono uscite dal Fondo Monetario Internazionale, ma insomma nel discorso che io ho fatto alle Camere, che ha avuto la fiducia del Parlamento, c'è chiaramente detto che noi faremo una riforma che supererà l'IMU così com'è oggi è impostata, e noi stiamo andando avanti su questa strada. Riconfermo che quella è l'indicazione, ci muoveremo nei prossimi giorni di conseguenza, e questa discussione sarà una discussione che, come abbiamo sempre fatto, sarà collegiale tra coloro che sostengono il governo, coinvolgerà il Parlamento, e non vedo, diciamo, ulteriori commenti da fare rispetto a questo. Per volontà del Presidente Letta, la riforma sulla tassazione degli immobili sarà fatta prima di Ferragosto. Su questo noi siamo perfettamente d'accordo, e dentro la riforma sulla tassazione degli immobili ci sarà la cancellazione dell'IMU sulla prima casa. Non c'è né fondo monetario né nessun altro che possa interferire su una decisione di questo tipo. Se l'Italia oggi è credibile è perché ha tenuto i conti in ordine e ha fatto della trasparenza e della chiarezza delle politiche economiche un punto fermo. La riforma dell'IMU sarà fatta, e sarà fatta nell'esclusivo interesse degli italiani che hanno bisogno, non certo della propaganda politica. Con un sentimento di gratitudine che accolgo questa vostra decisione, questa investitura. E ancorché la mia vita politica e istituzionale abbia conosciuto altre occasioni di assunzione di responsabilità nazionali, non posso nascondervi evidentemente una grande emozione, perché sento tutta la responsabilità di rappresentare 8.100 sindaci italiani. Sono 12 anni che, per cercare di mettere rimedio ad una spesa pubblica fuori controllo, ad un debito pubblico enorme, si chiedono sacrifici ai comuni in misura sproporzionata rispetto a quello che si è chiesto ad altri livelli istituzionali, a partire dallo Stato e i suoi enti, quando più della metà della spesa pubblica di questo Paese è spesa statale e di enti che fanno riferimento allo Stato. Non si può continuare a credere che si risana il debito pubblico e la spesa pubblica facendone carico soltanto ai comuni. Si è fatto carico ai comuni, e noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Siamo pronti a continuare a farla, ma
in una politica che sia equilibrata e che tenga conto che noi dobbiamo rispondere alle esigenze dei nostri cittadini.